Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Questo sarà un veloce video aggiornamento dove cercherò di raccontarvi un po' quello che è successo nell'ultimo periodo. Come vedete sono state fatte delle modifiche importanti al canale. Cercherò di spiegarvi un po' la natura di queste modifiche e di aggiornarvi un po' su tutte le ultime novità. Come avete potuto vedere, alla fine ho deciso di cambiare il nome, che da LucaTrusso14 è passato a FastWeb Airsoft. Un nome che avevo già in mente da diverso tempo da modificare, in quanto non aveva un grande appeal e oltretutto non era molto semplice da ricercare, non aveva una buona sonorità, insomma. Era un nome che poteva aver senso quando avevo creato il canale 4 anni fa, che non avevo idea di cosa avrei voluto fare, e che ora che mi sono specializzato a fare video di software e che mi sono creato, diciamo, un po' il tipo di video che voglio andare a realizzare, ha ormai poco senso. E quindi ho deciso di cambiare il nome in FastWeb Airsoft, che mi piace un po' come suona e dà molto di più l'idea di quello che è l'argomento principale del mio canale, che è appunto il software. E quindi a questo cambio di nome ho accompagnato un nuovo cambio di grafiche, nuove intro, nuova filigrana di branding, insomma ho creato tutto il nuovo ecosistema che contiene la nuova veste del canale essenzialmente. Quindi spero che vi piacciono tutte queste novità, la nuova intro l'avete appena vista e fatemi sapere cosa ne pensate, ci sarà una nuova copertina, nuovo profilo. Insomma, mi sono dato da fare in questo periodo in cui non ho fatto video per cercare di ripartire il più convinti possibile. Parlando appunto di frequenza video, come avevo già parlato nel precedente video aggiornamento dello scorso anno, per via degli impegni che derivano dall'università, che mi sta portando via diverso tempo, non riuscirò a garantire la frequenza settimanale che ho portato avanti finora. Già l'anno scorso non ero molto convinto, sono riuscito ad andare avanti un altro anno portando un video a settimana, che è stato un grande traguardo, ma da ora in poi non posso più riuscire a garantire questa frequenza. E infatti nell'ultimo periodo non ho pubblicato video per 2-3 settimane perché non ho trovato il tempo di lavorare i miei video. Quindi piuttosto che portare tanti contenuti di bassa qualità, preferisco concentrarmi e portare pochi video ma fatti bene. E infatti sto lavorando ad alcuni progetti che sono dei video che usciranno in futuro, che sono molto molto interessanti. Abbiamo tra questi un paio di video sul torneo che abbiamo organizzato recentemente noi Lupi Valseriana. Dopo ci sarà molto probabilmente un altro video su un torneo a cui parteciperò fra un paio di settimane, sempre Combat, però comunque era da un po' di tempo che non arrivavano video di questo genere. E poi sto lavorando anche una recensione, infatti mi è stata mandata un cinturone da recensire da un'azienda, e quindi insomma anche questa è stata una novità molto bella e non vedo l'ora di potervi portare anche questo tipo di video. Un saluto e ringraziamento a tutti voi, agli iscritti di lunga data e anche agli iscritti di breve data. Insomma, fa molto piacere vedere molto apprezzamento sotto i video che realizzo, e quindi vi ringrazio per tutto ciò. L'ultimo punto su cui volevo andare a discutere è quello della monetizzazione. Infatti, superati i 1000 iscritti, ho diritto a poter abilitare la monetizzazione sotto i miei video. Molto probabilmente andrò a fare questa cosa, perché comunque sono curioso, anche solo per pura curiosità, di andare a vedere quanto effettivamente si possa guadagnare su YouTube e prima di tutto se si riesca a monetizzare video di software su YouTube, che non sempre è una cosa molto scontata, visto soprattutto dopo le scelte che ha fatto YouTube negli ultimi anni per quanto riguarda la monetizzazione, dei limiti che sono stati imposti. Proverò in futuro a farlo, anzi a dire la verità ho già provato, ma per qualche motivo non mi dà proprio la possibilità di cominciare la procedura di monetizzazione, perché continua a darmi un errore abbastanza strano e non so neanche il motivo. Penso che sarò costretto a contattare Google per farmi spiegare il motivo, ma tralasciamo questa parte. E poi ultima novità molto interessante: sto lavorando alla possibilità di portare delle live di software, cioè fare delle dirette di molto probabilmente diverse ore, dove andrò appunto a trasmettere live una normale mattinata o pomeriggio di gioco con i Lupi Valseriana. E sto facendo un po' di test
con la mia GoPro e facendo hotspot con il telefono cercherò di trasmettere live delle partite di soft air, che è una cosa che su YouTube non ho ancora visto. Molto probabilmente qualcuno ci avrà già provato, ma voglio provare a lanciare anche questa cosa perché penso possa essere davvero interessante, anche per far vedere un po' quel lato magari che spesso non traspare nei video, cioè di tutto quello che c'è dietro alle partite e anche alla semplice amicizia e al legame che si forma durante delle mattinate di gioco. E nulla, questo era quello che volevo raccontarvi. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto, vi auguro una buona giornata, una buona continuazione e noi ci vediamo col prossimo video. Tango giù.